Passo subito la parola a Roberto Marini, che è vice sindaco, che grazie a lui e al contributo del Comune di Portoferraio ci ha dato la possibilità di questo bellissimo evento. Grazie Roberto. No, noi tenevamo molto a questa serata, a dedicare, ascoltare la musica di un figlio dell'Elba che ha portato vanto e lustro alla nostra isola. Quindi non potevamo non dedicargli una serata come questa, così con tanta gente, grazie a Tiziana che ci ha messo il cuore, quindi ti ringrazio in nome dell'amministrazione, saluto i familiari presenti, è un onore averti qui con noi questa sera. Quindi io non mi dilungo molto, io ringrazio tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questa serata, siamo tanti, siamo molti, sarà una bellissima serata, nutrita di molti pezzi. E quindi a questo punto dobbiamo tacere e dare inizio alla musica. Buona serata a tutti. Grazie. Beh, Giuseppe Pietri ha composto tantissime opere e operette. La scelta per questa sera è stata veramente difficile, perché più si apprezzano e si studiano le composizioni di Pietrino, come lo chiamava la sua moglie, conferma la figliola, anche se si chiama Giuseppe, e, beh, abbiamo scelto ovviamente per questa sera dei pezzi conosciuti e amati dall'Isola d'Elba, dagli elbani, dai toscani, dagli italiani e da tutto il mondo. La prima è l'opera, proprio l'opera lirica, l'opera di Maristella. Fu presentata nel 1934, in un momento in cui Giuseppe Pietri capì che l'operetta stava andando fuori moda e quindi tornò al suo grande amore. Lui era un pianista fantastico, era un musicista di grandissimo talento e soprattutto era un amante dell'opera lirica, quindi nel 34 decise di tornare al suo grande amore. Chi l'aiutò a scegliere il libretto per questa opera fu proprio la moglie, Giovanna Saladino, che era una donna colta, amante chiaramente della musica e molto molto legata chiaramente a suo marito, lo seguì sempre e gli consigliò per Maristella un poemetto di Salvatore di Giacomo e fu proprio la Simunachella. È una storia ovviamente di
le opere liriche sono tragiche, quindi è proprio il dramma questa opera, e sentirete proprio delle forti liricità, ecco perché essendo veramente l'opera era intesa in questo senso. La storia di un'allieva di un, diciamo, di un convento più che altro, che si innamora di un condannato a morte. Per una legge questo condannato a morte poteva avere la grazia se questa fanciulla prendeva i voti. Lei prende i voti, però si rende conto che lei non può vivere questo amore e quindi non sopravvive e muore. Quindi iniziamo con Maristella, dall'opera appunto del 1934 che fu a San Carlo di Napoli, quindi decise proprio, essendo un'opera del sud, di un teatro meridionale. Il soprano canterà Ma zitte zitte, poi seguirà il soprano e tenore il duetto del terzo atto e poi ci sarà il tenore con Il conosco un giardino. Per Il conosco un giardino devo dire un'altra piccola, diciamo, aneddoto. Questo giardino esiste, cioè esiste perché era un'ispirazione in una villa di zii cari di Giovanna, dove andavano sovente, prima come viaggio di nozze, poi ci tornavano continuamente, tant'è che è un vicino Arezzo, 2 chilometri proprio dalla città di Arezzo, rimasero proprio anche molto legati alla città di Arezzo. E quindi ora io chiamo gli artisti, che sono chiaramente intanto il maestro concertatore Urbano Linda Racinti. Thank you.
da nord. Aveva sì. Ma è possibile che tu sia sempre la sera? Eh? No, tu sì. Sei sempre il piano. Ma da sempre venuto sì, tanto no. La mia mamma, quando ero tutti, però mi ci metteva il mostro. Diceva che mi faceva tutto. Il mostro. Ma che no. E di nuovo, saggio, non lo fa, ma sempre detto. Riempi il bicchiere d'oro! Riempila ancora, vai! Vota il bicchiere pieno! Sembrerete esplosivi.